secondo giorno che siamo qui a Parigi per Jennifer. Oggi inizieranno i veri e propri lavori per Jennifer. E allora, sono le 9 più o meno. Abbiamo finito da poco colazione. Abbiamo fatto colazione tutti insieme, però non vi ho fatto vedere anche perché siamo scese alle 8. Io ancora mezza addormentata, mezza a letto, coi segni del cuscino e tutto. Ho detto, non mi sembra il caso. In questa camera c'è puzza, ma non so di cosa, anche ieri sera l'ho sentita, però vabbè. Ho trovato dove appoggiare il telefono, se no mi rompo un braccio. E tra poco arriverà il truccatore che mi farà i capelli, trucco, parrucco, tutto quanto. Pensavo di farmi i capelli mossi. Mi dureranno dalle 9:30 alle 10:30, però vabbè, ci proviamo. Poi come trucco hanno detto che fanno loro, quindi io non ho voce in capitolo. Il resto, nemmeno un giorno che sono qui, e questo è il casino che c'è in camera. Questo è il vestitino che dovrò mettere oggi per il primo outfit, cioè per la mattina, perché avremo 3 cambi da cambiare ogni giorno, uno la mattina e 2 il pomeriggio, quindi questo vestitino qui è il mio per la mattina. Poi a colazione, sì vabbè, questa è la mia tessera che sicuramente perderò. Poi a colazione ci hanno dato un po' il programma e qua ci hanno fatto vedere come saranno più o meno i video, le foto, tutto quanto. Ora vi faccio anche vedere la camera perché so che siete curiosi. Allora, vabbè, questa è la porta. Questo è per bere, perché dovete sapere, ragazzi, che in Francia, in ogni bagno, in ogni centro commerciale, dappertutto, mettono i lavandini per bere. E questo è proprio il lavandino per bere, qua c'è un microonde. E infatti non c'è il frigo bar, perché dicono tu bevi da qua. Poi, qua ci sono 2 specchi, qua ci sono io, ce n'è uno qua, così, e l'altro lì. In mezzo questa roba che è abbastanza inutile, però vabbè. Di qua invece sulla destra abbiamo il bagno, c'è un po' di casino ma ve lo faccio vedere comunque. Perché non si apre la porta? Oddio, ma ragazzi, non si apre la porta, vabbè. C'è questo specchio bellissimo con questa luce bellissima. La doccia. Poi vabbè, qua per terra c'è la pedana, lavandino e gabinetto. Come sapete in Francia non si lavano, infatti non hanno il bidet, sto scherzando, però non c'è. Lì c'è la cassaforte, che me ne sono appena accorta. Qui ci sono delle gruce in cui io ho appeso qualche top che non si deve assolutamente stropicciare. Qua c'è la TV, il tavolo in cui non guardate, la mia valigia, uno specchio qua, l'altro specchio di là, con anche call me hashtag 9, non chiedetemi perché, e letto, un comodino con quelle lì, sono sia di qua che di là delle maschere, e però fanno luce, ma sono abbastanza ridicole, cioè sono brutte insomma. E poi questa è la visuale della mia camera, che non è che sia proprio spaziale. Oggi purtroppo il tempo non è dei migliori, però mi hanno detto che qua a Parigi non è come in Italia, che o è brutto tutto il giorno o è bello tutto il giorno. Qui può essere anche brutto la mattina, dopo c'è il sole, poi può piovere 2 minuti, poi di nuovo sole, quindi è un po' bipolare. E niente ragazzi, ci vediamo dopo. Mi sono messa la tutina, ora ve la faccio vedere un po' meglio. Ecco cosa sono tutti questi specchi. Questa è la tutina e come scarpe ho le mie fantastiche Skechers. E basta, adesso sto aspettando il makeup artist. Oddio, ma... Ok, sto aspettando il makeup artist. Intanto sono riuscita a riordinare la mia stanza. Non ci crederete mai, ma è successo. Qua ho messo la valigia, così non dovrebbe dare fastidio. Qui vabbè, c'è un asciugamano. E qua ho riordinato tutto, così anche lui può appoggiare i trucchi, può appoggiare tutto. E basta, non so tra quanto arriverà, non so nemmeno che ore siano. Ho l'orologio, vabbè, saranno più o meno le 9:30 secondo me. E niente, ora aspetterò
makeup artist senza fare nulla di interessante. Ho fatto trucco e parrucco e ora stiamo... Ah, mi hanno messo anche questo bellissimo cappello. Basta, ora stiamo scendendo che inizierà la giornata e ovviamente vi accompagnerà in tutto. Questo è il caffè, perché qua non si chiamano bar come ben sapete, ma caffè, stavo per cadere, in cui abbiamo appoggiato tutte le nostre borse e quant'altro. È già mezzogiorno, abbiamo finito gli shooting della mattina. Ragazzi, io sto morendo di caldo, anche perché questo è di pelle, però c'è dentro, è tipo, vedete, c'è tipo sintetico, quindi fa caldissimo e sto letteralmente morendo di caldo, però vabbè. Questo è il look, non vi avevo fatto vedere gli orecchini, che sono questi, e ora abbiamo un po' di tempo libero per fare le foto, musical e quant'altro, e oggi pomeriggio poi ovviamente cambieremo location. Ragazzi, allora, ora siamo qua sulla Siena e abbiamo girato un po' di clip su questo lato del ponte. Si sta morendo di caldo, ve lo giuro, mi sto squagliando, cioè davvero caldissimo. E ora mi sa che c'è pausa pranzo, quindi abbiamo un'oretta e mezza libera in cui mangeremo, ci riposeremo, cambieremo outfit, perché oggi pomeriggio avremo altri outfit diversi. Per vedere un po' quanto è bella Parigi, io non c'ero mai stata. Allora, dall'altro lato del ponte si vede la Tour Eiffel, vabbè, comunque è spettacolare, mentre da questo lato si intravede, ora devo trovare, ecco, e Notre Dame, quello lì, ed è fantastico, ragazzi, io non c'ero mai stata, ma è davvero bella bella bella. Mi dispiace starci così pochi giorni, perché magari volevo visitarlo un po' di più, ma non è possibile, però mi piace l'idea di scattare le foto in giro per la città, così loro ci fanno vedere anche i monumenti, ci fanno vedere tutto. Siamo a pranzo insieme a tutta la crew e basta, siamo un po' stanche perché c'è caldo. Basta, aspettiamo da mangiare. Second outfit. Tra l'altro mi hanno detto che dietro io ho qualcosa, non so come farvelo vedere. Ecco. Sì, aspetta. Si vede? Sì, vai. Ecco, e questo è l'outfit. Girati ancora un po'. Aspetta che sono passata io. C'è Malefica. E basta. Ora iniziamo. Abbiamo finito di fare il primo shooting di oggi pomeriggio. Ora ci siamo cambiate e poi stasera faremo l'ultimo. In barca, tra l'altro. E adesso stiamo andando a fare un po' di shopping, perché non è che possiamo andare a casa senza aver comprato nulla. Cioè, giusto per sfizio qualcosa dobbiamo comprarlo. Siamo italiani. E quindi ora stiamo andando a fare un giretto e più tardi poi andremo sulla barca, faremo le ultime foto. Tra l'altro andiamo in barca sulla Senna. E mangiamo in barca. E mangiamo anche in barca, esatto. E ci vediamo dopo. Mi sta finendo di truccare, ci siamo sistemati un attimo. Intanto l'autista del van ascolta Sfera, infatti come potete sentire in sottofondo si sente. E niente, ora mi sta truccando. Hello. Ciao. E poi andremo in barca che faremo le ultime foto, video e quant'altro. Questa è la nostra barca. Guardate un po' che bello. Attention alla marche. Take care, sister. Can I go? Take care. No, it's okay. Ta-da!
Guardate che bello! Yeah, ecco, bella! Magnifico! Wow! Forse non l'ho mai avuto, forse l'ho sguardato. Ecco! Allora, siamo andati a prendere tutte le borse e le cosine che abbiamo comprato ieri da Jennifer. Tra l'altro sta piovendo, ragazzi, ma qui per i parigini è normale, perché dovete sapere che piove 7 minuti. Sì, e poi smette. Poi smette, quindi qua fanno finta di niente, tutti senza ombrelli, tutti tranquilli. Invece noi italiani, insomma. Però vabbè, abbiamo qua tutte quante le borse di tutte le robe. Al fotone, ragazzi, pesano tantissimo queste borse. Non posso dire sporte perché è bolognese, sporte. Esatto. Quindi diciamo borse. Ora stiamo andando in hotel, finalmente. Saranno le 10 già. Sì, sì. Saranno già le 10, sì, andiamo in hotel. Ci facciamo la doccia. Tutto con calma, finalmente. Siamo tutte stanchissime. E ora andiamo in hotel. Oddio, che brutta. Vabbè, ragazzi, scusate, dopo una giornata del genere. Buonasera, amici. Allora, la mia voce. Sono in camera, come potete vedere. Sono le 11 passate, ormai quasi mezzanotte. E è stata una giornata davvero tanto tanto stancante, ma anche bellissima. Mi è piaciuta tantissimo, abbiamo lavorato tanto, abbiamo girato anche tanto la città. E perché è la prima volta che visito Parigi. Non c'ero mai stata, quindi. Domani sarà più o meno la stessa cosa, però ovviamente cambieremo le location, andremo in luoghi più belli. No, non è vero. Cioè, belli assolutamente come oggi. Però non mi ricordo, me li hanno detti ma non me li ricordo. Vabbè, domani vi porterò assolutamente con me. E nulla, io ora vado a dormire anche perché sono stanchissima. È stata una giornata davvero tanto 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 faticosa. Mi sono già fatta la doccia, i capelli però me li laverò domani mattina. E nulla, io mando un super bacio. E se questo video vi è piaciuto, come sempre, lasciate un bel like. Seguitemi su tutti quanti i miei social. Vi voglio tanto tanto bene.